Ciao a tutti. Ti sei mai chiesta cosa pensa e come si sente dentro un narciso? Scopriamo subito quali sono i pensieri più ricorrenti di un narcisista. Sono il migliore. Non ho mai incontrato nessuno che sia alla mia altezza. Mi pare legittimo che io frequenti persone di alto rango. Tutti dovrebbero fare ciò che dico io. Non ho nessun interesse per gli altri, sono convinto che le emozioni facciano parte dei più deboli. Tu non puoi non amarmi, io sono unico e speciale e dovresti essere onorata che io ti ho scelta fra tutte. Se non ci fossi io, il mondo cadrebbe a pezzi. Non ho bisogno di chiedere scusa a nessuno, io non ho mai fatto del male al mio prossimo. Io mi amo, mi adoro e gli altri non possono resistere al mio fascino. Tu non sei nessuno per criticarmi e se continui così io non dimentico e alla prima occasione me la pagherai e cara anche. Io non ho difetti, ma solo pregi. Tu devi assolutamente essere onesto con me. Se io non lo sono, c'è sempre una ragione valida. Sì, sono prepotente e sfrontato, ma c'è un motivo e comunque va bene così. Ecco, questi sono i pensieri che accompagnano quotidianamente il narcisista. Ma in realtà come si sente dentro di lui? Il narciso sente l'esatto opposto di quello che pensa, ovvero di non valere nulla e di non essere degno di essere amato. Si sente maledettamente frustrato, solo e incompreso. Si sente dannatamente arrabbiato con se stesso. Vive costantemente una forte sensazione di invidia verso il mondo intero. Non si sente mai all'altezza di nessuno. Sente di avere una bassissima autostima e tanta insicurezza. Sente la necessità di avere continue conferme e attenzioni. Si sente un fallito, un disadattato, sbagliato e rotto dentro. Ogni volta che deve affrontare gli altri si sente un pesce fuor d'acqua. Si sente costantemente inferiore alle altre persone. In poche parole, Narciso è una persona sempre malcontenta, triste, inconsolabile, in compagnia soltanto del suo vuoto interiore e del suo buco nero che lo tormenta. Se si considera il tutto, il narcisista passa dall'onnipotenza allo stato depressivo e dall'innamoramento alla freddezza più totale. È semplicemente un individuo che ha un estremo bisogno di fare pace con se stesso, con quel bambino mortificato, sottovalutato e non amato nella giusta misura. Ha bisogno di riemergere e, se fosse possibile, ritornare a vivere un'esistenza degna di essere vissuta. Ora mi rivolgo a te, vittima. Se rifletti bene, il sentire del narcisista è esattamente come fa sentire te durante la relazione, il che conferma quanto queste persone siano disagiate psichiche. È di fondamentale importanza capire che tu non puoi né guarirlo né aiutarlo in alcun modo. La sua infanzia e la sua condizione non deve pesare sulla tua vita. Non sei tu la responsabile del suo malessere. Non puoi prenderti a carico una simile incombenza. Lascia fare agli esperti in materia. Questo non è egoismo, ma chiamiamolo pure un vero e proprio salvavita. Ricordati che l'amore deve essere un'emozione meravigliosa, miracolosa per la tua salute mentale e fisica, che può condurti solamente alla felicità e alla serenità. L'amore non è altro che un legittimo e intenso bisogno di ogni essere umano. Devi smetterla di cadere sempre in situazioni catastrofiche e prima di coinvolgerti e buttarti a capofitto in relazioni disfunzionali, fermati per un istante e osserva attentamente ciò che ti ritrovi davanti e fatti una domanda. È proprio ciò di cui ho bisogno per vivere una vita serena, oppure ci sono diversi campanelli di allarme? E nella maniera più obiettiva possibile, datti una risposta. Puoi
Potrebbe esserti molto utile vedere il mio video, I primi segnali del narcisista, dove spiego come riconoscere facilmente un individuo con personalità narcisistica. Inoltre vorrei chiederti di lasciare una tua testimonianza qui sotto nei commenti e di parlare un po' di te. Fa bene a tutte noi e soprattutto fa bene a te. Io continuo a ripeterlo e non mi stancherò mai. Rimaniamo unite e cerchiamo tutte assieme di dare più informazioni possibili sui narcisisti, specialmente noi che abbiamo avuto un trascorso con questi individui così subdoli. Potremmo salvare anche delle vite. Grazie per avermi seguita.